Un mix di grandi appuntamenti e di eventi di accoglienza, in grado di valorizzare al meglio tutti i periodi dell'anno. Fano ha presentato l'anteprima degli eventi 2020 con alcune novità e tante riconferme. Fra i cambiamenti principali, quello dello spostamento del Festival del Brodetto e delle Zuppe di Pesce che non si svolgerà più a luglio ma dal 30 aprile al 3 maggio. A cambiare anche la settimana della Fano dei Cesari, che si terrà da lunedì 13 a domenica 19 luglio. Riconfermati i grandi eventi e appuntamenti di tutta l'estate, che animeranno tutto il 2020. Si presenta l'anteprima Eventi 2020, un'occasione per fare il punto su quello che sarà, quali sono le novità previste per la città. Ma guarda, innanzitutto l'importanza a novembre di presentare degli strumenti che serviranno da promozione della città e quindi presentiamo la guida all'ospitalità e l'anteprima eventi. E poi un altro strumento che si chiama Obiettivo Turismo che ci servirà per capire come muovere le politiche turistiche del futuro. Quindi saranno una serie di sondaggi che noi faremo ai nostri hotel, alle nostre strutture turistiche ricettive per capire che ritorno abbiamo in termini di presenze riguardanti gli eventi e riguardanti le attività che facciamo sulla città di Fano. Quindi l'anteprima eventi promuoverà tutti gli eventi della città, i principali saranno il Carnevale di Fano che sarà come sempre adesso delle date 9, 16 e 23 di febbraio, poi abbiamo il Brodetto che aprirà la stagione perché non sarà più nel periodo di luglio ma sarà dal 30 aprile al 3 di maggio. E poi andremo avanti con Passaggi Festival che sarà dal 23 al 30 giugno, con la Fano dei Cesari che sarà dal 13 al 19, ci sposterà una settimana per far spazio alle celebrazioni del patrono di San Paterniano, altrimenti ci inserivamo sempre al centro, e poi ovviamente il Fano Jazz che sarà appunto alla fine di luglio. Agosto, come anche le settimane in cui non saranno presenti questi eventi, ci sarà la presenza di tutta una serie di manifestazioni di carattere promozionale che guardano all'identità della nostra città, quindi un'anteprima eventi già ricco che fa, diciamo, da apertura quella che sarà poi l'agenda ufficiale degli eventi che sarà presentata prima della stagione estiva, e questa servirà in modo specifico per promuovere la città di Fano. Quest'anno il Comune di Fano ha deciso di muoversi in anticipo con una presentazione ed una vera e propria pianificazione che è partita già dal mese di novembre, quindi andiamo verso una stagione preparata. Esatto, ormai i tempi sono sempre più anticipati e il mondo esterno ci richiede massima organizzazione. Questo è un grande lavoro, uno sforzo che è stato fatto di educazione delle associazioni per non sovrapporsi, comunicare in anticipo le date e evitare quelle sovrapposizioni molto spiacevoli, perché le cose sono importanti, sono di qualità. E noi ci investiamo anche come comune, l'importante è che brillino sole anche nelle settimane estive, soprattutto l'estate da noi è molto vivace. Dal punto di vista culturale nel calendario sono indicate anche le due opere teatrali, poi il Carnevale la fa da padrone in inverno e poi cominciano una serie di eventi importanti a partire da Passaggi a Giugno, dal jazz, Fano dei Cesari e i momenti musicali d'organo e del coro polifonico. Un'estate sicuramente vivace che riconferma anche il successo dello scorso anno.